Cambiamo argomento. Tutela e promozione dei dolci senesi IGP. Se ne è parlato oggi alla Camera di Commercio di Siena. Il servizio di Alessandro Lorenzini. Eccellenze dolciarie, turismo e sviluppo futuro che comprenda anche la promozione del territorio. Si è parlato di tutto questo stamani all'interno della Camera di Commercio di Siena durante la tavola rotonda La tutela e la promozione dei dolci senesi IGP organizzata da CoriPanF, la sigla unitaria dei comitati promotori delle IGP Ricciarelli e Panforte di Siena. Al tavolo Corsini, presidente di CoriPanF, il presidente della Camera di Commercio di Siena Massimo Guasconi, Mauro Rosati, direttore di Qualivita, Sonia Pallai, assessore al turismo del Comune di Siena e Mauro Remaschi, assessore regionale all'agricoltura. Secondo i dati evidenziati durante l'incontro, la produzione certificata di Panforte e Ricciarelli ha superato i 2,15 milioni di euro nel 2015 con 160 tonnellate di prodotti. Ma per far conoscere e apprezzare ancora di più i dolci senesi è necessario uno sforzo maggiore. Ce ne hanno parlato Corsino Corsini e Maro Remaschi. I nostri obiettivi sono chiaramente di crescere, però ci siamo posti il problema, che è sempre stato, che da soli non abbiamo la possibilità, mentre con l'aiuto di tutte le istituzioni che oggi ci hanno dato il loro apporto, i loro consigli e che dovranno sostenerci, pensiamo di poter fare molta strada. Beh, per promuovere e valorizzare le produzioni tipiche che sono legate ai territori, che sono le nostre eccellenze, che sono le punte di diamante del nostro agroalimentare, c'è bisogno di promozione, c'è bisogno di far conoscere i nostri prodotti, c'è bisogno di lavorare anche sul consumatore. Per un consumo consapevole. Ad oggi solo il 13% dei consumatori finali sa cos'è un prodotto DOP e un prodotto IGP. Beh, io credo che ci dobbiamo interrogare su questo e dobbiamo lavorare per fare in modo che effettivamente più gente conosca, voglio dire, quali sono le peculiarità di queste produzioni.